Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Se avete del cioccolato avanzato dalle feste pasquali, questa torta è perfetta per voi. Si tratta di un dolce che non ti aspetti. Sembra una tenerina, ma non lo è. Un insieme di gusti e consistenze completamente diversi rendono questa torta davvero speciale. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una pentola 50 g di zucchero e cuociamo a fiamma media finché raggiungerà un colore ambrato. A questo punto iniziamo a muovere la teglia per uniformare la cottura dello zucchero. Poi aggiungiamo 30 g di burro morbido e lo lasciamo a sciogliere. Aggiungiamo una mela e una banana tagliate a pezzetti piccoli. Amalgamiamo il tutto e facciamo caramellare per bene a fuoco lento. Mescoliamo continuamente finché l'acqua rilasciata dalla frutta sarà evaporata. Infine mettiamo da parte fino al bisogno. Facciamo sciogliere a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente avanzato dalle uova di Pasqua insieme a 100 g di burro. Mettiamo da parte fino al bisogno. In una ciotola capiente aggiungiamo 3 tuorli, 50 g di zucchero di canna integrale e 2 cucchiai di acqua bollente. Montiamo fino ad ottenere una bella crema. In un'altra ciotola montiamo i 3 albumi avanzati con 2 g di sale, finché otterremo una spuma densa. Nel composto di tuorli aggiungiamo quello di cioccolato fuso, 60 g di farina 00, 10 g di cacao amaro e amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti. Poi aggiungiamo il composto di caramello e frutta e 50 g di nocciole e continuiamo a mescolare. Infine aggiungiamo, poco alla volta, gli albumi, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto, evitando di smontare il composto. In una teglia da 24 cm imburrata e con la carta da forno solo sulla base, versiamo l'impasto. Livelliamo per bene e con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici per evitare che si formino delle crepe in superficie durante la cottura. Cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 15 minuti. Fare la prova a stecchino e se vedete che la torta non è completamente cotta, lasciate al massimo a cuocere per altri 2 minuti. Tiriamo la torta fuori dal forno e la lasciamo a raffreddare completamente nella teglia. La trasferiamo su un tagliere e con un coltello tagliamo il bordo di 2-3 mm. Poi sbricioliamo i pezzi così ricavati e mettiamo il tutto in una ciotola. Versiamo sulla torta 50 g di cioccolato fondente fuso e stendiamo un sottile strato anche sul bordo. Attacchiamo lungo il bordo le briciole prima messe da parte. Completiamo il dolce con una corona di nocciole tostate e tritate grossolanamente. E voilà! Questa torta molto golosa è pronta da assaporare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito e ora gustiamo questa meravigliosa torta al cioccolato. Puoi dire... I sacrifici del mestiere. Mm.
Un assaggio di questa torta è un'intensa esperienza sensoriale. Inizialmente si notano tutti i vari piani dei gusti e alla fine le consistenze. Inizialmente si nota il gusto intenso del cioccolato fondente amaro e il retrogusto di sale, che si sposa alla perfezione. Continuando a masticare, si nota il gusto ricco delle mele e delle banane caramellate, che aggiungono una nota fruttata alla torta che sta molto bene. Infine, si può notare il sottile gioco di consistenze tra la cialda di cioccolato fondente in superficie e le nocciole, che completano questa torta in modo magnifico. Insomma, è stupenda ed è un'esplosione di gusti e sapori. Assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche i primi link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.